Credo peraltro opportuni incontri come questo dedicati a ripensare al nostro modello sociale, anche se solo pochi anni fa producemmo un libro bianco sul futuro del modello sociale, nel 2009, se non vado errato, nel momento in cui già eravamo consapevoli di dover affrontare una stagione difficile dal punto di vista della crescita delle economie e dal punto di vista conseguentemente delle condizioni di finanza pubblica. Già allora ci ponemmo cioè l'obiettivo di ridisegnare il nostro modello sociale in considerazione dei nuovi profili della sostenibilità sociale e della sostenibilità finanziaria. E in allora, a mio avviso quindi non di meno ora, assumemmo come punti di riferimento, e oggi dobbiamo, io credo, ugualmente farlo, come punti di riferimento i principi della nazione, cioè caratteristiche di questa nazione che non possono mai essere dimenticate, che sono riconducibili soprattutto al valore della vita e al rilievo della famiglia come cellula fondamentale della nostra comunità, nonché a quel criterio di sussidiarietà che è sempre una derivata dai principi di questa nostra nazione. Se noi assumiamo a riferimento questi criteri, noi possiamo disegnare un modello sociale con caratteristiche nuove, più sostenibile forse anche di quello che lasciamo alle nostre spalle e nel quale in parte siamo ancora immersi. Noi dovremmo fare i conti sempre di più con l'inverno demografico che si è prodotto, dovremo cercare di correggere ovviamente questo terribile limite della nostra società, ma occorrerà, nella migliore delle ipotesi, occorrerà tempo per poter produrre condizioni di riequilibrio. Noi dobbiamo essere consapevoli quindi di dover costruire un modello sociale che si confronta con una società più rarefatta, meno capace di avere nel proprio seno strumenti a partire dalla famiglia, capaci di protezione, di realizzare protezione sociale. Noi dovremo fare i conti con una tendenziale crescita molto contenuta probabilmente strutturalmente molto contenuta, che può mettere in discussione anche quel parametro che abbiamo assunto nel nostro sistema previdenziale della crescita costante dell'1,5%, non è così agevole da... Che al momento lo mette ampiamente in discussione. Che non è così agevole, appunto, non è così agevole garantire. Noi sappiamo di dover fare i conti con percorsi lavorativi discontinui, perché i cambiamenti che stanno intervenendo e interverranno nel mondo del lavoro sono straordinari e ancor più incidenti in una società come quella italiana, dove il mercato del lavoro è largamente condizionato dalle manifatture, quindi dai lavori rutinari, quindi dai lavori che proprio la robotica da un lato o l'internet delle cose dall'altro tendono a esaurire, a consumare, costringendo moltitudini a transitare, ce lo auguriamo, verso lavori competenti, verso altre occupazioni con soluzioni di continuità, con la conseguenza quindi di percorsi lavorativi discontinui. Noi facciamo i conti per altro verso con un allungamento della vita pone molti nella sua fase conclusiva in condizioni di non autosufficienza. Sono condizioni molto diverse da quelle che fino a poco tempo fa avevamo, fino a non molto tempo fa avevamo, e rispetto alle quali abbiamo costruito il nostro modello di protezione e di sicurezza sociale. Oggi dobbiamo pensare ad un modello di protezione e di sicurezza sociale, figlio ovviamente della nostra storia, figlio detto dei nostri principi, che sono un vantaggio a mio avviso,
quella che Giovanni Paolo II chiamava le eccezioni italiane, è un vantaggio, a mio avviso, rispetto alle fredde società nordiche, che non costituiscono un modello se non per gli psicopatici che possano, che non so, abbiano un senso dell'orrido e del freddo soprattutto, in senso lato questo concetto. Io credo che si possa cioè passare dal nostro universalismo imperfetto a un universalismo coscientemente selettivo, si possano e si debbano si possa costruire cioè un sistema di welfare della persona, di ciascuna persona per ciascuna persona, per tutte le persone, quindi un welfare meno rigido, molto più duttile, molto più modulare, la cui modularità non è soltanto data dal primo e dal secondo pilastro, ma anche da rapporti diversi fra il primo e il secondo pilastro e nel secondo pilastro da caratteristiche diverse da quelle che abbiamo sin qui praticato. Mi riferisco cioè a un primo pilastro che ha una più compiuta integrazione duttile fra il primo e il secondo pilastro. Faccio un esempio: noi avremo bisogno nella previdenza di alimentare il primo pilastro. La butto lì. Io penso che noi potremo anche ridurre la dimensione obbligatoria del prelievo contributivo sul reddito, ma dovremo consentire accordi tra le parti, un contratto individuale, un contratto aziendale, un contratto collettivo in cui si aggiungono contributi volontari su quella stessa retribuzione, cioè che, date le caratteristiche del regime contributivo, che non è un regime a capitalizzazione ma ha come base di calcolo il conto corrente contributivo, che anzi dobbiamo consentire di formarsi congiungendo tutto quello che si può congiungere nelle diverse esperienze lavorative, però noi dobbiamo immaginare di ridurre la sua dimensione obbligatoria e di consentire però su quello stesso primo pilastro di far affluire risorse di carattere volontario, così come dobbiamo immaginare un secondo pilastro che in condizioni di emergenza può sostenere il primo. Ci deve essere una osmosi fra i due, o ci possono essere momenti nei quali il secondo soccorre l'attesa del primo e quindi non segue le stesse regole del primo. Occorrono flessibilità e duttilità che devono essere ovviamente verificate anche dal punto di vista dei parametri di stabilità, che non mi sfuggono perché li ho sempre considerati prioritari, e quindi guai a noi a sottovalutarli quando ipotizziamo flessibilità di questo tipo. Ma penso anche a un secondo pilastro che non possa non integrare previdenza, sanità e long term care e assistenza, cioè un secondo pilastro che, sempre fermi restando esigenze magari di separatezza contabile, magari di sostenibilità verificata e controllata, però abbia caratteristiche di flessibilità, di modularità, per esempio tali per cui innanzitutto questo secondo pilastro deve accompagnare la persona fino all'ultimo giorno di vita, quindi penso a una sanità che non si può esaurire con la pensione, penso comunque a un sistema che può tutto riorientarsi sulla non autosufficienza, sulla protezione dei costi della non autosufficienza nel momento in cui questa dovesse intervenire, il che significa fare i dovuti calcoli attuariali, considerare la dovuta massa critica tale da assorbire andamenti demografici, epidemiologici, e però se vogliamo costruire un welfare a misura della persona non possiamo fondarci su schemi rigidi, e dobbiamo immaginare un dialogo, dobbiamo immaginare quindi una diffusione di strumenti collettivi, una diffusione tendente all'universalità di questo secondo pilastro, una
capacità di monitoraggio, controllo da parte della Covip, perché poi dico la Covip anche per i fondi sanitari, proprio perché immagino fondi che integrano orizzontalmente previdenza, sanità e assistenza, proprio perché immagino che siano soprattutto collettivi e di fonte negoziale, per molta parte, e che quella cultura sia della Covip, e se noi immaginassimo l'IVAS a vigilare anche sui fondi sanitari ci sarebbe un evidente conflitto di interessi. Quindi credo a regole prudenziali che devono essere adottate in modo cogente, soprattutto con riferimento all'asset management, credo a funzioni quindi di vigilanza su tutta questa dimensione complementare di vigilanza tecnica invasiva, lasciando ai ministeri solo l'alta vigilanza sulle funzioni, in modo tale che le funzioni siano davvero integrative, complementari rispetto al primo pilastro, abbiano, in modo che stia ai ministeri quello di garantire la tenuta di un sistema che nel suo seno è compiuto, è integrato, è integrabile, è funzionale al benessere della persona dalla culla alla tomba. Questo giustifica una politica fiscale di maggiore favore. Non c'è dubbio che un sistema con queste caratteristiche ha bisogno di un regime tributario che lo sostenga, che lo incoraggi, che superi quantomeno le penalizzazioni che sono ancora in essere, la conquista anche di questa fiscalità di vantaggio si realizza proprio nella misura in cui questo sistema evolve. Nella misura in cui questo sistema evolve e dimostra di essere assolutamente necessario per dare risposte ai bisogni della persona, che il primo pilastro non è in grado da solo di dare, né nella previdenza né nella sanità, tantomeno nel long term care, anche se io penso a riforme del primo pilastro. A questo ultimo proposito, per fare un esempio, io sostengo la necessità di spostare l'indennità d'accompagnamento dallo Stato, da una mera verifica delle soglie di reddito, alle ASL, in quanto, o USL come si dice dalle mie parti, per dire unità dei servizi sanitari e sociali locali, tra di loro integrati, fortemente integrati. Dalle mie parti i comuni conferiscono la spesa sociosanitaria a questa unità, che viene gestita con contabilità separata, ma è gestita in piena sinergia, in modo tale che ci sia sempre appropriatezza della prestazione che viene erogata in funzione, soprattutto in relazione ad un cronico, in modo per capirsi che un cronico non va mai in ospedale se non perché si è rotto il femore, ma altrimenti non va in ospedale. Voi nella mia città di origine non trovate un cronico in ospedale, poi chiedetevi perché noi abbiamo il bilancio inattivo, devo dirlo ogni volta, ma siccome l'Italia continua a non capire, io devo continuare a dire che se a Conegliano noi siamo inattivo da oltre 10 anni è per una ragione solo, che non trovate i cronici in ospedale, e uso il singolare, in ospedale, per 350.000 abitanti, un ospedale di fatto, in tre plessi, ma di fatto un ospedale. Questo quindi c'è da fare sul primo pilastro, ma evidentemente anche nella migliore delle ipotesi non basta. Dicevo dell'indennità di accompagnamento perché immagino la prestazione monetaria oltre alla prestazione di servizi reali alla non autosufficienza o alla famiglia che, certo, quella non autosufficienza si assume, ma che può essere anche sostenuta dalla conversione di quel meccanismo assicurativo che in termini complementari il lavoratore si è dato. Si tratta di cambiare molto, di non restare fermi, ma non rivoluzionando le cose. Si tratta di rispettare il rapporto fra generazioni,
Io non credo che alle economie di guerra, perché quando ci si comporta come in una economia di guerra, mettendo in discussione le prestazioni previdenziali già erogate o erogande, si determina davvero un clima di ulteriore contrazione della società, di ulteriore rattrappimento dei consumi. Io non credo che si debbano dare messaggi pericolosi, letteralmente pericolosi come quelli che sono stati dati solo ieri sono stati dati per il presente, per il passato e per il futuro. Fatemi spendere un'ultima parola a questo proposito. Voi sapete che è tecnicamente impossibile, oltre che folle, ricalcolare le pensioni col metodo contributivo, perché non lo potremmo nemmeno fare per tutti, ancorché giusto non lo potremmo nemmeno fare, perché i pubblici dipendenti fino al 1 gennaio 96 non hanno mai avuto nemmeno un'imputazione teorica di contributi. Quindi è tecnicamente impossibile per i dipendenti pubblici fino al 1 gennaio 96. Non lo potremmo fare per molti privati, perché per molti privati non ci sono le pezze d'appoggio, non c'è una storia contributiva adeguatamente conservata. Quindi questo è impossibile, oltre che insensato per un tempo nel quale questo non era conosciuto come un parametro che investisse tutto l'arco di vita. Noi abbiamo conosciuto, io ho una vita politica lunga per cui ho conosciuto molti privilegi nel sistema previdenziale, ma non dimentichiamo che i privilegi sono stati straordinariamente popolari e ben distribuiti nel popolo, perché i privilegi hanno riguardato il pensionamento anticipato per le riconversioni industriali, cioè l'impiego della pensione come ammortizzatore sociale. Quanti cinquantenni nelle ristrutturazioni degli anni Ottanta o anche quarantenni sono stati protetti dalla disoccupazione in questo modo, perché nello Stato le baby pensioni sono state un istituto che voi sapete è durato a lungo e faceva parte di quel compromesso non scritto che caratterizzava il rapporto di lavoro pubblico, perché nel lavoro autonomo si è preso poco di pensione perché si è versato ancora meno, tanto che si è utilizzata l'integrazione al minimo dal bilancio dello Stato. E quindi immaginate se noi oggi dovessimo fare un'operazione di ricalcolo sulle pensioni che sono incredibilmente chiamate d'oro o ricche, sopra i 2.000 euro, noi otterremmo un appiattimento attorno ai 1.500-1.000 euro di tutta la platea di pensionati. Credo che nemmeno la rivoluzione d'ottobre sarebbe stata in grado di fare un'operazione giacobina con queste caratteristiche. Cioè non immagino come si possa considerare un appiattimento attorno ai 1.500, portando dai 1.000 ai 1.500 euro tutta la platea di pensionati. Quindi calma, la politica si prenda le sue responsabilità, disegni il suo modello, abbia il coraggio di prospettare una visione e poi giorno dopo giorno lavoriamo coerentemente in direzione di quel punto d'arrivo. Una visione il cui cuore deve essere antico, ho detto prima che non si può non partire dai principi della tradizione che hanno implicazioni molto, molto concrete, la famiglia che evoca sussidiarietà, la vita che evoca la protezione di ogni persona, di qualunque persona, senza mai cinici calcoli sulla sua età o sul costo delle terapie per proteggerlo. Riprendo un punto di quello che hai detto riguardo agli aspetti fiscali. Ha detto, insomma, deve anche essere il sistema a evolvere quasi per meritarsi un certo favore fiscale, ma chi deve cominciare però? Lo Stato a smettere di considerare, come è successo recentemente, appunto chiamiamole rendite previdenziali come se fossero strettamente rendite finanziarie, o il sistema a evolvere nella sua qualità, nella sua capacità di gestione, o insieme? Ovviamente tendo a dire insieme, nel senso che dobbiamo riaprire canali di dialogo sociale.
dove il dialogo sociale non ha le caratteristiche rigide e burocratiche delle stagioni trascorse, ma dove il dialogo sociale è il dialogo fra le istituzioni da un lato e le categorie, i tanti corpi intermedi, i tanti corpi sociali che sono nella nostra società e che fortunatamente hanno la propensione ad auto-organizzarsi e che possono mettere sul piatto ulteriori fenomeni di auto-organizzazione che sono di grande interesse per l'interlocutore decisionale, per il decisore, perché sostituiscono funzioni pubbliche, concorrono alla sostenibilità complessiva del sistema, e però ecco, in questo dobbiamo riaprire dei canali di dialogo come vera, se volete, negoziazione per il bene comune, non come negoziazione ideologica, come troppo spesso è stata quella realizzata sia ai tavoli, certo, che anch'io ho lungamente frequentato. Quindi una stagione nuova, ma con conti alla mano, insomma, per capirci, in cui ciascuno mette del proprio. Basti pensare anche tutto il tema dell'asset management, quanto può incrociarsi con esigenze di infrastrutturazione dello Stato. E qui poi sono, insomma, come sai, uno dei due incontri annuali di Itinerari Previdenziali è dedicato proprio a questo, insomma, proprio alla destinazione, no? a investimento, no? Quindi... Sì, io ringrazio sempre Alberto per aver continuato questo lavoro dopo la funzione istituzionale, avere dato luoghi anche luoghi di incontro. A me spiace che non siamo riusciti a tenere sul piano istituzionale quella giornata della Previdenza che avevo promosso proprio come dimensione pubblica, cioè io l'avevo pensata perché da bambino mi ricordavo la giornata del risparmio e avevo avuto il mio primo libretto e quindi immaginavo che potessimo dare ad essa la stessa valenza. Non ce l'abbiamo fatta finora, cioè non ci sono stati poi nel pubblico, voglio dire, però penso che dovremmo cercare di riproporla in modo da non soltanto apprezzare le lodevoli iniziative private che ci sono a questo proposito, cioè a proposito della formazione, della coscienza collettiva di prevedere per provvedere a se stessi direttamente e responsabilmente, ma anche chiamando in causa il sistema educativo, perché anche questo fa parte della nuova dimensione. Non puoi solo aspettare, chiediti cosa puoi fare per te, non soltanto cosa puoi fare per te direttamente, non soltanto cosa gli altri possono fare per te. Quindi vuoi dirci che è possibile, uscendo dalla abborrita concertazione, riaprire un dialogo sociale che riguardi anche, evidentemente, poi la richiesta basica è quella di forme di sostegno e di incentivazione, come abbiamo detto prima, anche fiscale. Su questo è semplicemente un tuo auspicio o ci sono anche dei tempi ragionevoli per immaginare l'avvio di questo dialogo? No, non è un solo non un mio tuo auspicio, non sia molto, da un lato è la mia convinzione che si siano create le condizioni oggettive perché questo dialogo si apra, cioè ci sono le necessità largamente avvertite perché questo dialogo si riapra o si trovi un nuovo sviluppo, e dall'altro, essendo presidente della Commissione Lavoro, vorrei concorrervi con qualche iniziativa a cui sto pensando da quei modi tradizionali di rapporto del Parlamento con, esatto, le forme private, privatizzate, collettive, eccetera, che si sono fin qui state, cercando proprio il terreno dell'evoluzione, non soltanto quello, diciamo, della vigilanza statica. Ti stavo per chiamare in causa. No, volevo fare a Maurizio una domanda, ringraziandolo appunto per essere stato qui e averci fatto questo quadro. D'altra parte ha fatto tutto il Ministro del Lavoro e il Presidente di Commissione, quindi l'esperienza accumulata è molto molto rilevante. Che prospettive abbiamo se dovessimo fare una proposta
per ridurre alle casse di primo pilastro che di fatto sono tassate doppiamente, perché da una parte le prestazioni sono tutte tassate ad aliquota marginale, però anche nel durante la tassazione di rendimenti è elevata al 26%. Nella previdenza complementare si è aumentato al 20% dall'11%. Però la tassazione sulle prestazioni finali è al netto di quello che è stato tassato nel durante, quindi diciamo che le casse sono doppiamente penalizzate, perché hanno di più e perché non possono scontare dalla pensione quella quota di pensione derivante dai rendimenti che pure però è stata tassata. Ecco, avendo fatto un po' baretta in una recente occasione, ci ha detto ma forse abbiamo fatto un po' di confusione tra risparmio finanziario e risparmio previdenziale. Secondo te ci sono le possibilità per rimettere in moto questa macchina? Sì, io credo di sì, perché dicevo, proprio perché non parliamo genericamente di risparmio finanziario, ma parliamo di esigenze di coesione sociale che sono sempre più avvertite e alle quali non possono corrispondere solo le funzioni pubbliche. Sono più ottimista di quanto potevamo esserlo in passato, perché in passato era solo un onere di finanza pubblica, ciò di cui hai parlato, era soltanto considerato come tale e ogni suggerimento, ogni proposta in questo senso veniva letta esclusivamente in chiave di copertura. Siamo invece in una stagione nella quale avvertiamo tutti il bisogno di leggere le cose certamente dal punto di vista dei vincoli di finanza pubblica ai quali non possiamo rinunciare, ma anche dal punto di vista dei ritorni in termini anche indirettamente poi di finanza pubblica, ma certamente nell'immediato in termini di coesione sociale in una società che sa di vivere processi di disgregazione ai quali opporre nuove vie di integrazione.